Program, a program that was set up by the Federal Bureau of Investigation to eliminate all political opposition to the U.S. government's policies, to destroy the Black Liberation Movement in the United States, to discredit activists, and to eliminate potential leaders. Under the CONIRTERITOR program, many political activists were harassed, imprisoned, Murdered or otherwise neutralized. As a result of being targeted by COINTELPRO, I, like many other young people, was faced with the threat of prison, underground, exile, or death. The FBI, with the help of local police agencies, systematically said false accusations and fake news articles to the press, accusing me and other activists Una delle nostre proposte era che gli studenti lavorassero durante l'estate a programmi di recupero per aiutare i bambini che avevano problemi nel leggere o in matematica. La nostra idea era di avere pochi bambini assegnati a ciascuno degli studenti insegnanti in questo modo ognuno avrebbe ricevuto l'attenzione individuale di cui aveva bisogno. Il programma accademico si sarebbe dovuto integrare con corsi che rafforzassero il senso di dignità degli studenti ed essero loro il senso della propria storia. Gli studenti insegnanti avrebbero lavorato insieme ai genitori, avrebbero fatto visita alle case dei bambini e avrebbero organizzato delle specie di campi diurni per lo sport, escursioni, applicazioni tecniche, eccetera. Molti membri di facoltà neri sostennero la nostra proposta, ma non appena venne presentata fu respinta. L'amministrazione affermava che non c'erano fondi. Una piccola indagine finanziaria fatta da alcuni membri della facoltà neri e bianchi, rivelò che il presidente della facoltà viveva in una casa in cui non pagava l'affitto, che i contribuenti gli fornivano anche l'autista e la cameriera e che le tasse scolastiche che non aveva speso negli anni precedenti erano state investite in azioni. Stava emergendo un quadro finanziario piuttosto strano. Dopo aver resi noti all'amministrazione alcuni dei risultati della nostra indagine finanziaria, ci informarono che i soldi per il progetto erano stati trovati. Come studente insegnante insegnavo letteratura e matematica al mattino e applicazioni tecniche al pomeriggio. Le classi del mattino erano piccole, mentre quelle del pomeriggio erano più grandi e univano gruppi diversi da quelli del mattino. Le lezioni comprendevano storia nera, danza, percussioni, educazione fisica, arte, oltre lettura e matematica. Ogni venerdì pomeriggio c'era un'escursione. Mia madre pensava che il fast. Che il fatto che io insegnassi a leggere e a scrivere fosse una barzelletta. La mia ortografia era terribile e le mie capacità in matematica si limitavano a 2 più 2 uguale 4. Per prepararmi alle lezioni del mattino dovevo studiare altrettanto duramente dei bambini. I miei studenti mi facevano impazzire. Quando conversavamo era evidente quanto fossero intelligenti, ma erano sotto al loro livello scolastico in lettura e in matematica. C'era una contraddizione così grande tra l'intelligenza che dimostravano in classe e i voti che riportavano nei compiti, che non sapevo da dove incominciare. I libri con cui dovevamo lavorare erano libri di testo simili al radar's digest e non riuscivo a immaginare come usarli. Non avevo la minima intenzione di leggere quelle cose ed ero dannatamente sicura che nemmeno i miei studenti lo volessero. Così ogni giorno sceglievo dei vocaboli da quei libri e scrivevo una piccola storia, qualcosa che pensavo potesse interessare agli studenti. La battevo a macchina e la distribuivo. Portavo a scuola libri di ogni genere e, se sembravano loro interessanti, quegli studenti erano capaci di mettersi a leggerli fino all'ora del sonno. Io stavo imparando tanto quanto, lo, quanto i ragazzi. Trovavo opprimente recitare sempre la parte dell'insegnante, così ogni giorno facevamo a turno. Ognuno era insegnante per un po. Quest'idea era ottima anche per la disciplina, perché se qualcuno si comportava male durante le tue lezioni, allora eri libera di comportarti male durante le sue lezioni. Nessuno voleva che gli altri si comportassero male durante la propria lezione, così eri costretto a stare più o meno tranquillo. Per poter insegnare, ognuno di noi doveva prepararsi la lezione e sapere di cosa stessimo parlando. Uno dei ragazzi lavorava così duramente alla preparazione delle lezioni che riusciva sempre a battermi. Non so dove sia oro, cosa stia facendo, ma se non lavora nella scuola è una vergogna, perché sarebbe stato un ottimo insegnante. Ritagliava figure, inventava persino giochi matematici ai quali noi partecipavamo. Di solito le mie lezioni pomeridiane erano massacranti. Argilla, colori, cartapesta dappertutto, soprattutto addosso a me. I primi giorni dopo la lezione avevo solo voglia di andare da qualche parte a piangere. Il primo giorno di educazione artistica non avevo preparato niente, così chiese a ognuno di disegnare se stesso. Quando vidi i disegni mi sentii male. Tutti gli studenti erano neri, eppure i disegni raffiguravano piccoli bambini bianchi con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ero inorridita. Andai a casa e raccolsi ogni rivista che aveva foto di persone nere. Il giorno dopo arrivai presto e tappezzai le pareti con le foto della gente nera. Parlammo di cosa fosse bello. Parlammo di tutti i diversi tipi di bellezza al mondo e dei diversi tipi di fiori al mondo. Parlammo delle nostre labbra e dei nostri nasi. Facemmo maschere africane di argilla e cartapesta, facemmo sculture africane, dipingemmo disegni con persone nere, di quartieri neri. Nel corso dell'estate mi accorsi che la classe stava cambiando, i ragazzi stavano cambiando ed io con loro. Ci sentivamo bene con noi stessi, nello stare gli uni con gli altri. Ero così presa dal lavoro a scuola che avevo tempo solo per poche altre cose. Se uno dei ragazzi non veniva a scuola, andava a casa sua quello stesso giorno e volevo sapere il perché. Tornavo a casa e passavo ore a scrivere storie o a prepararmi per il giorno dopo. Il più delle volte mia madre mi trovava addormentata con un libro in mano e tutte le luci accese. Amavo lavorare con i bambini amavo insegnare. Mia madre mi aiutava molto e diventammo più vicine di quanto non lo fossimo mai state. Pensai alla possibilità di diventare un insegnante, ma vi rinunciai. Per la prima volta mi resi conto di tutto ciò che, avevo, che aveva passato mia madre in quegli anni, cercando di insegnare nelle scuole di New York. La maggior parte dei direttori sono inca incagliati nella burocrazia e costringono anche gli insegnanti a bloccarsi. Interessa loro molto più ciò che gli insegnanti scrivono nelle loro relazioni sulla didattica che non ciò che realmente insegnano a scuola. Mia madre lavorava in un ambiente dove gli insegnanti bianchi spesso mostravano un atteggiamento ostile o di condiscendenza verso i bambini neri e dove alcuni insegnanti si consideravano gestori di zoo piuttosto che docenti. Per quanto amassi lavorare con i bambini, sapevo che non avrei mai potuto accettare il modo di insegnamento istituzionale. Non avrei mai insegnato a un bambino nero a recitare l'impegno di fedeltà, o pensare che George Washington fosse un grande uomo, o altre stronzate del genere. Quell'autunno il livello di attività del campus superò ogni mio sogno. Molti studenti erano coinvolti nel movimento contro la guerra. Sembrava di non avere mai tempo per tutte le cose che succedevano. Un giorno andavo alla manifestazione degli edili e il giorno dopo marciavo insieme alle madri per l'assistenza sociale. Partecipavamo a tutto, scioperi per gli affitti, sit-in, occupazione della sede dell'ufficio statale di Harlem, qualunque cosa. Se eravamo d'accordo, cercavamo di dare un appoggio attivo. Più attiva diventavo e più mi piaceva. Era come una medicina, mi faceva bene, mi rendeva completa, mi sentivo a casa. Per la prima volta la mia vita sembrava avere un significato. Ovunque mi girassi, la gente nera stava combattendo. I portoricani stavano combattendo. Era meraviglioso. Amavo ed amo il popolo nero, qualunque cosa faccia, ma quando i neri combattono è il momento in cui mi sembrano più belli. Come al solito andava a tutta velocità, le mie energie non potevano smettere di danzare ero catturata dalla musica della lotta e volevo muovermi non mi annoiavo mai e non ero mai sola e i fratelli e le sorelle con i quali avevo fatto amicizia mi sembravano meravigliosi vorrei ricordare i loro nomi ma per come vanno oggi le cose non farei altro che mandare l'FBI o la CIA a bussare alle loro porte c'erano molti gruppi comunisti al campus all'epoca non avevo idea che ci fossero così tanti diversi tipi di comunisti e di socialisti mi avevano fatto un tale lavaggio del cervello, che pensavo che tutti i comunisti fossero uguali marxisti, leninisti, maoisti, troschisti, eccetera. La maggior parte dei cosiddetti comunisti che incontrai non erano affatto in un partito, ma erano solo legati alla filosofia del comunismo. Molti seguivano linee politiche e pratiche completamente diverse e per loro era difficile persino mettersi intorno a un tavolo e accorgersi su che, che ora fosse, e figuriamoci a tramare una qualche cospirazione comunista. Con mio grande stupore imparai che esistevano tipi diversi di paesi capitalistici e tipi diversi di paesi comunisti. Avevo sentito parlare così tanto nei media di blocco comunista e di paesi della cortina di ferro che naturalmente mi ero formata l'idea che tutte queste nazioni fossero uguali. Benché fossero tutti socialisti, stati come la Germania dell'Est, la Bulgaria, Cuba e la Corea del Nord erano diversi come il giorno e la notte, con una storia diversa una cultura diversa e modalità diverse di applicare la teoria socialista, anche se avevano lo stesso sistema economico e sistemi politici simili. Non ha mai cessato di stupirmi come tanta gente possa essere portata a odiare dei popoli che non le hanno fatto alcun male. Basta menzionare la parola comunista e molti di questi pazzi rossi, bianchi e blu si dichiarano pronti a uccidere. Non ero contro il comunismo, ma non posso neppure dire che fossi a favore. Inizialmente lo guardavo con sospetto come una specie di macchinazione dell'uomo bianco, fino a quando lessi delle opere di rivoluzionari africani e studiai i movimenti di liberazione africani. I rivoluzionari in Africa capivano che la questione della liberazione africana non era semplicemente una questione di razza, che anche se fossero riusciti a liberarsi dai colonialisti bianchi se non si sbarazzavano della struttura economica capitalistica, il colonialismo bianco sarebbe stato semplicemente rimpiazzato dal neocolonialismo nero. Non c'era un solo movimento di liberazione in Africa che non combattesse anche per il socialismo. In realtà, non c'era un solo movimento di liberazione al mondo che combattesse per il capitalismo. Tutta la questione si riassumeva in una semplice equazione. Ogni cosa che abbia un qualche valore è fatta, estratta, prodotta, coltivata o costruita dai lavoratori. E allora perché i lavoratori non dovrebbero essere proprietari collettivamente di quella ricchezza? Perché i lavoratori non dovrebbero possedere e controllare le proprie risorse? Il capitalismo significa che ricchi affaristi posseggono la ricchezza, mentre il socialismo significa che quella ricchezza va posseduta da chi la crea. Sostenevo discussioni infuocate con sorelle e fratelli che affermavano che l'oppressione della gente nera era solo una questione di razza. Argomentavo. Che c'erano oppressori neri così come oppressori bianchi, ecco perché dei neri appoggiavano Nixon o Reagan o altri conservatori. La gente nera con i soldi ha sempre teso ad appoggiare candidati che pensava avrebbero difeso i loro interessi economici. Per quanto mi riguardava, non mi ci voleva molto a capire che il popolo nero era oppresso a causa della classe così come della razza, perché siamo poveri e perché siamo neri. Mi indignavo ogni volta che qualcuno parlava dei neri che salivano sulla scala del successo. Ogni volta che si parla di una scala, si parla di un cima e di una base. Una classe alta e una classe bassa, una classe ricca e una classe povera. Finché ci sarà un sistema con una cima e una base, il popolo nero sarà sempre relegato in basso perché siamo i più facili da discriminare. E questa... Era il motivo per cui non credevo nella lotta all'interno del sistema: sia il Partito Democratico che quello Repubblicano sono controllati da milionari. A loro interessa, interessava levar, tenersi il proprio potere, mettere, mentre a me interessava toglierglielo. A loro interessava appoggiare le dittature fasciste dell'America centrale e meridionale, mentre io le volevo vedere rovesciate. A loro interessava appoggiare i regimi razzisti e fascisti in Africa, mentre io li volevo distruggere. A loro interessava sconfiggere i Vietcong, mentre io volevo che conquistassero la propria liberazione un poster della strage di May Lai che raffigurava donne e bambini ammassati in un'unica fossa, i corpi crivellati da proiettili era apparso alla mia parete come quotidiano ricordo della brutalità del mondo. Il Manhattan Community College non aveva neppure un corso sulla storia di, del Porto Rico. Le sorelle e i fratelli portoricani che sapevano cosa Vi stesse accadendo, diventarono i nostri insegnanti. Era tutta la vita che andavo in giro con portoricani e non sapevo nemmeno che Porto Rico fosse una colonia. Ci raccontarono della lunga e valorosa lotta contro i primi colonizzatori spagnoli e poi in seguito contro il governo USA e dei loro eroi rivoluzionari: i cinque di Porto Rico, Lolita Lebron, Rafael Miranda, Andrés Cordero, Irving Flores e Oscar Colaso. Ognuno dei quali aveva trascorso più di un quarto di secolo dietro le sbarre combattendo per la libertà di Porto Rico. Quando hai capito qualcosa della storia di un popolo, i suoi eroi, le sue difficoltà e i suoi sacrifici, è più facile combattere insieme, appoggiare la sua lotta. Per molta gente in questo paese i popoli che vivono altrove non hanno volto ed è questo ciò che desidera il governo USA. Esso pensa che fino a quando i popoli non avranno volto e le nazioni non avranno forma, gli americani non protesteranno quando vengono mandati i marines a distruggerli. Avevo cominciato a considerarmi socialista, ma non potevo pensare in alcun modo di unirmi a qualcuno dei gruppi socialisti con i quali ero venuto in contatto. Mi piaceva ascoltarli, imparare da loro e discuterci, ma non riuscivo assolutamente a immaginare di entrarne a far parte. Innanzitutto, non potevo sopportare l'atteggiamento paternalistico e condiscendente di alcuni bianchi in questi gruppi. Dei membri anziani pensavano che, siccome avevano combattuto per il socialismo per molto tempo, conoscevano tutte le risposte ai problemi della gente nera e tutti gli aspetti della lotta di liberazione nera. Non potevo accettare l'idea del grande padre bianco sulla terra allo stesso modo di quella del grande padre bianco in cielo. Ero disponibile e pronta ad imparare tutto il possibile da loro, ma dannazione, non ero certo pronta ad accettarli come dirigenti della lotta di liberazione nera. Alcuni di loro pensavano di avere il monopolio su Marx e si comportavano come se gli unici esperti al mondo in socialismo venissero dall'Europa. In molti casi declassavano il contributo teorico e pratico di rivoluzionari del terzo mondo come Fidel Castro, Ocimin, Agostinho Nieto e altri dirigenti dei movimenti di liberazione del mondo. Un'altra cosa che si scontrava col mio carattere era l'arroganza e il dogmatismo che trovavo in questi ambienti. Un membro di uno di questi gruppi mi disse che se mi stava realmente a cuore la liberazione del popolo nero, dovevo lasciare la scuola e trovarmi un lavoro in fabbrica, che se volevo sconfiggere il sistema, dovevo lavorare in fabbrica e organizzare gli operai. Quando gli chiesi perché non ci andasse anche lui in fabbrica a organizzare gli operai, mi disse che stava a scuola per organizzare gli studenti. Gli disse che anch'io lavoravo per organizzare gli studenti e che ero assolutamente certa che gli operai potessero organizzarsi da soli, senza bisogno degli studenti. Alcuni di questi gruppi se ne uscivano con teorie intellettuali, astratte, completamente strane all'applicazione pratica e giuravano di avere le risposte ai problemi del mondo. Attaccavano i vietnamiti perché partecipavano ai colloqui di pace di Parigi affermando che con il negoziato i Viet Cong si stavano vendendo agli USA. Penso che si sì, offesero quando chiesi loro come fosse possibile che un gruppo di ragazzi bianchi, così fiacchi da non saper uscire fuori nemmeno da un sacco di carta, avesse il coraggio di parlare al popolo vietnamita come sbrigare le proprie faccende. L'arroganza era uno dei fattori chiave che rendeva la sinistra bianca così frazionata. Mi sembrava che invece di combattere insieme contro un nemico comune sprecavano il tempo litigando fra di loro su chi avesse la linea più corretta. Anche se rispettavo il lavoro e le posizioni politiche di molti dei gruppi di sinistra, sentivo la necessità che la gente nera si riunisse e organizzasse le proprie strutture, il proprio partito politico rivoluzionario. L'amicizia si basa sul rispetto. Fino a quando fossero stati così tanti bianchi della sinistra che si attribuivano il ruolo di organizzare, educare, reclutare, dirigere i rivoluzionari neri non riuscivo a vedere come potesse esserci una vera amicizia. Sentivo e sento tuttora la necessità che noi, rivoluzionari neri ci si unisca, si analizzi la nostra storia, la nostra condizione attuale, si arrivi a una definizione di noi stessi e della nostra lotta. L'autodeterminazione nera è un diritto fondamentale e se non abbiamo il diritto di decidere il nostro destino, chi altri lo ha? Credo che per conquistare la nostra liberazione dobbiamo partire da una posizione di forza e unità e dal fatto che è essenziale un partito rivoluzionario nero condotto da leader rivoluzionari neri. Credo nell'unione con i rivoluzionari bianchi per combattere contro un nemico comune, ma sono convinta che ciò debba avvenire su una base di forza e unità, non di debolezza e unità ad ogni costo. Alla mia mamma, alla mia mamma che ha inghiottito il sogno americano e ci si è strozzata. Alla mia mamma i cui sogni si sono battuti l'uno contro l'altro e si sono spenti, che vede ma non sopporta di vedere un vulcano che mangia la propria lava. Alla mia mamma che non poteva trasformare l'inferno in paradiso e se ne dava la colpa, che ha sempre visto riflesso nel suo specchio un brutto anatroccolo. Alla mia mamma che non fa domande a nessuno perché non crede di poterselo permettere, che pensa che i suoi soldi parlino più forte del suo essere donna, alla mia mamma, uomo che ha sempre curato i propri affari, che non è mai andata pigramente a dormire pensando se ne occuperà lui, che ha fatto così tanti programmi da programmare a volte contro se stessa alla mia dolce, timida mamma, che è a disagio tra la gente perché non sa come essere falsa e ha paura d'essere vera, che ha tanto desiderato dei giardini ben curati, le cui piantine invasi muoiono lentamente sul davanzale. Siamo stati tutti infettati da un male che si può ricondurre al ceppo dell'asta. Non devi sentirti colpevole per quello che ci è stato fatto. Solo il forte diventa pazzo, il debole semplicemente tira avanti. E quella che io pensavo fosse crudeltà, ora capisco che era paura che mani più forti delle tue e più bianche delle tue potessero soffocare la mia giovane vita nell'oblio. Mamma, sono orgogliosa di te. Ti guardo e vedo la forza del nostro popolo. Ti ho vista lottare nel buio il mondo che ti colpiva alle spalle mentre trascinavi la preda fino alla nostra tana tirar fuori le tue pentole e tegami per cucinarcela un canovaccio in una mano una matita nell'altra correggendo i miei compiti con il tuo amore gli oltraggiati non hanno colpa lascia che ricada su chi oltraggia lascia indietro il passato a dove appartiene e vieni con me verso il domani ti voglio bene, mamma, perché sei meravigliosa. Ed io sono la vita scaturita da te. Parte albero, parte erbaccia, parte fiore. Le mie radici sono profonde, sono stata nutrita bene.